puzzi di mortale. Ade. L'ultimo mortale a sfidare Cerbero e a sopravvivere è stato Eracle. Ma allora Atena ed Erme spendevano dalle sue labbra. Dimmi, chi pende dalle tue labbra? Quale dio ti ha aiutato a uccidere la mia bestia? È stata tua moglie a spingermi in una fossa con la tua bestia. La mia dolce Persefone ti ha spinto verso la morte. E ci hai reso un pessimo servigio, rifiutandoti di morire. Non ho deciso io di finire in quel buco. Ma eccomi qui. Cosa vuoi da me? Grazie a te. Il mio regno è nel caos più assoluto. Ora che Cerbero non c'è più, nulla può impedire ai morti di tornare nel mondo dei vivi. Allora trovati un altro carro. Sarai tu a trovarlo! Chiedo scusa per lo spettacolo. Abbiamo quest'indole in famiglia. Hai causato tu il danno, perciò ritengo giusto che sia tu a rimediare. D'accordo. Dimmi dove tieni i mostri a tre teste e sistemerò tutto in un batter d'occhio. No, custode. Mio il regno, mie le regole. Ho quattro cancelli. Invece di un guardiano a sorvegliarli tutti, voglio che tu trovi quattro guardiani. Uno per ogni cancello. L'oltretomba è pieno di re, eroi, leggende, tutti smarriti, tutti in cerca di uno scopo. Tu potresti donare loro quello scopo. Cerbero era un guardiano feroce. Quale umano potrà mai sostituirlo? Nessun umano potrebbe. Ma una leggenda, immortale nella mente dei vivi, incuterebbe terrore in chiunque osi pensare di fuggire. Trovane quattro. E se non trovo i guardiani, che succede? I confini tra il mondo dei vivi e il regno dei morti svaniranno. Le creature immonde rinchiuse nel Tartaro fuggiranno. Le anime mortali vagheranno senza meta per l'eternità. E io sarò molto, molto arrabbiato con te. Insegnami a usare il bastone e ci sto. Ah sì, le prove del custode. Ho già sentito che non ti fermerai di fronte a nulla pur di scoprire come funziona il tuo stupido stuzzicadenti. Questo stupido stuzzicadenti. Ascoltami, parla con Caronte, il mio traghettatore. Aiutalo a sistemare le cose e io ti aiuterò ad adempiere al tuo destino. No, hai visto cosa hai fatto? Ora sono ovunque. Sistema tutto. Sì, ci penso io. Io e mio fratello abbiamo fatto una piccola scommessa sul successo della tua missione. Non deludermi. Non ti conviene farlo di nuovo.